È stato ampliato l'ambito di cosiddetto no-fly zone, cioè il cosiddetto NOTAM, cioè la comunicazione che viene fatta a tutti quelli che utilizzano lo spazio aereo, che ci sono delle zone della capitale, praticamente la capitale, che sono interdette al volo aereo per tutto il periodo del Giubileo. Siamo dentro una minaccia, che il nostro paese è un possibile obiettivo da parte di questo terrorismo, lo è per il ruolo internazionale che svolge, lo è perché è la sede della cristianità, lo è perché è la sede petrina, insomma, voglio dire, non ci vuole l'esperto di geopolitica o di terrorismo per capire questo. Detto questo, noi abbiamo anche un obbligo come istituzioni di dire alla gente che deve continuare a vivere, perché rispetto a questa minaccia, guardate, non c'è nessun consiglio che possa attenere al comportamento della gente. Non c'è nessun consiglio, non possiamo consigliare di non frequentare i luoghi affollati, di non andare per strada, di non fermarsi a un caffè a prendere un caffè, di non andare allo stadio a vedersi una partita. Quindi il cittadino deve continuare a vivere la sua vita. Né il rischio può arrivare a zero, né la sicurezza può essere assoluta. Bisogna vivere la situazione per come si presenta, affrontarla per come è. Ripeto, senza sottovalutare, ma nemmeno senza drammatizzarla.